Io credo che mai come negli ultimi tempi lo sport italiano si sia mostrato nella sua unicità. Sono due facce della medesima medaglia. Noi abbiamo gioito dei risultati straordinari raggiunti dalla delegazione olimpica, risultati che rimarranno nella storia. Naturalmente noi pure andiamo lì per scrivere qualche pagina di sport azzurro e mi auguro che possa essere scritto ciò che noi ci aspettiamo si possa ottenere. I successi delle Olimpiadi possono essere uno stimolo per voi? I successi delle Olimpiadi sicuramente, diciamo, ci sentiamo una responsabilità in più. Devo dire che in queste ore anche il sostegno da parte di tanti italiani sui social, no, che stanno guardando anche alla Paralimpiade come veramente a questo secondo tempo del colossal dello sport internazionale, un primo tempo e un secondo tempo, ci inorgoglisce perché significa che sta passando nei cuori e nella testa della gente il fatto che veramente siamo come gli olimpici una parte dello sport italiano, per cui le attese nei nostri risultati mi inorgogliscono sotto profilo culturale. Già abbiamo vinto, già questa è una grandissima medaglia. Dopodiché mi aspetto che insomma anche noi si sia in grado di fare quello che immagino potremo fare. Quanto si sente l'assenza di Alex Zanardi? L'assenza di Alex è un'assenza pesante, pesante perché sarebbe stata probabilmente la sua ultima Paralimpiade, ma sicuramente Alex sarà ogni giorno lì con noi. Io penso che un pensiero sia rivolto ad Alex per ogni giornata che vivremo a Tokyo, anche da tutti i membri della delegazione, perché questa sarebbe stata la sua Paralimpiade. Ha detto che si può scrivere la storia, intanto una pagina iniziale è già stata scritta, visto che l'Italia partirà con la delegazione più grande di sempre e per la prima volta le donne saranno anche in maggioranza rispetto agli uomini. Guardate che spesso uno si abitua ad ascoltare i dati statistici in maniera piuttosto fredda, ma in realtà i dati statistici raccontano il risultato di una politica sportiva. E io aggiungo a questo dato che ricordavi un altro dato che è molto importante: 69 componenti della delegazione sono al loro esordio ad una Paralimpiade, quindi più del 50%. Si tratta di giovani, il che vuol dire che abbiamo investito sul futuro, non sull'immediato e sul presente. Quindi avremo questo mix di esperienza e di esordienti che sono sicuro farà bene alla delegazione ma anche ai risultati.